Ciao ragazzi e bentornati. In questo video andremo ad analizzare la tattica della quantità o della qualità quando si pubblica un video su YouTube. Ci sono queste due grandi scuole che una dice per esempio che bisogna pubblicare tantissimi video e fatti un po' alla cialtrona. Gli altri invece dicono che bisogna concentrarsi molto sull'editing e su come si è fatto il video, quindi la qualità, e farne magari un po' meno per crescere più velocemente su YouTube. Quindi oggi andremo a vedere quali sono, diciamo, le caratteristiche di uno e le caratteristiche dell'altro e andiamo a vedere chi vince questa battaglia. Cominciamo subito. Cominciamo per esempio dalla quantità. E che cos'è la quantità? È praticamente la definizione della quantità, sarebbe appunto quanti video carichiamo in un determinato periodo di tempo, che potrebbe essere una settimana, un mese, quello che decidiamo noi. Un canale che carica tanti video, che punta, diciamo, sulla quantità, potrebbe essere un canale che fa uscire 5 video alla settimana, oppure un video al giorno, oppure addirittura più di un video al giorno. Quindi il fattore della quantità ti dà la possibilità di essere trovato molto più facilmente, perché ci sono più contenuti, più video che sono sulla piattaforma di YouTube, e quindi YouTube ha tantissimi video tuoi da proporre agli utenti che sono interessati ai contenuti che proponi nel tuo canale. Come mai questa è considerata una strategia vincente? Perché appunto, come vi dicevo prima, c'è la maggiore probabilità di essere ritrovati quando le persone appunto cercano l'argomento specifico della tua nicchia, di essere trovati con un tuo video, perché ci sono tanti tuoi video che parlano di quell'argomento e quindi magari il tuo canale è preferito rispetto ad altri e quindi vengono messi prima rispetto ad altri video di altri canali. E questo sicuramente ti dà un maggior numero di probabilità di crescita rispetto a che non magari a pubblicare un video a settimana oppure un video al mese. Per contro, la qualità invece è un qualcosa di molto difficile, diciamo, da definire rispetto alla quantità, perché qualitativamente parlando un video può essere bello per me e magari può essere brutto per voi, quindi dipende la persona che cosa intende con un video di qualità. Per esempio, qualcuno può dire che un video scritto bene è un video di ottima qualità, quindi dei contenuti ottimi portati nel canale. Qualcun altro invece magari può pensare alla videocamera: un'ottima videocamera porta video di qualità, oppure lo sfondo, delle luci, qualcosa magari di particolare nello sfondo è un video di qualità anche quello, oppure magari l'editing, transazioni, testi, titoli, testi che si muovono nello schermo, quindi tutte queste cose possono essere definite qualitativamente ottime. Questa potrebbe essere la strategia vincente. Come mai? Perché se voi per esempio pubblicate, che ne so, 10 video al giorno, però qualitativamente non sono questo granché, non c'è una luce buona, il microfono va a scatti, non si sente bene l'audio, tu sei al buio, non si vede bene quello che stai mostrando, oppure diciamo che non riesci a portare avanti il discorso in modo fluente o intrattenendo le persone, questo gioca, diciamo, a tuo sfavore, perché le persone dopo 2 secondi escono dal video e vanno a vedere qualcos'altro. Quindi un video di qualità aiuta il tuo canale a mantenere l'audience retention e a mantenere le persone incollate ai tuoi video, appunto perché sono belli da vedere. Sappiamo molto bene che a YouTube interessa tantissimo la questione di far rimanere incollate le persone davanti allo schermo a guardare il vostro video nella piattaforma per più tempo possibile. Quindi se YouTube vede che dopo 2 secondi le persone escono dal tuo video perché non è bello, allora smetterà di promuovere questo video e smetterà di farlo vedere a nuove persone, e quindi il tuo canale non crescerà perché appunto i tuoi video non vengono pubblicizzati dalla piattaforma. Per contro però, la qualità quando siete all'inizio non serve praticamente a niente, perché se il vostro canale ha per esempio 10 iscritti e voi spendete un mese a fare il video che è qualitativamente perfetto, però avete solo 10 iscritti, quindi quando lo caricate viene mostrato solo a 10 persone, non, diciamo che la vostra crescita sarà molto molto rallentata, perché appunto avete pubblicato un solo video in quel mese e poi non viene mostrato perché non siete conosciuti. Potrebbe essere una cosa negativa a confronto con magari fare tanti video di qualità leggermente inferiore, però pubblicarne molti, molti di più, soprattutto se si è all'inizio. Quindi, quale delle due strategie scegliere? Allora, il mio consiglio è, soprattutto se siete all'inizio, quindi parlo di meno di 100 iscritti,
puntate sulla quantità, perché appunto non serve a niente fare pochi video, farli bene se poi nessuno li vede. Quindi all'inizio il mio consiglio è proprio puntate sul pubblicare il più possibile, assicurandosi però che ci siano le basi, diciamo, della qualità, come per esempio l'audio buono, una luce buona, una buona videocamera. Ma comunque adesso siamo nel 2022, sfido chiunque a non avere una buona videocamera. Quella dei nostri telefoni per esempio va benissimo. Se non avete un microfono tipo quello che ho io, magari potete usare il microfono delle cuffiette. Se non avete la luce, la ring light che vi illumina, potete usare la luce di una finestra. Quando invece crescete di più col vostro canale, allora io punterei più sulla qualità, perché dopo i vostri video magari potrebbero essere allo stesso livello di altri canali, di altri youtuber, e quindi voi, per differenziarvi e per mantenere, diciamo, il primato, dovete dargli quel tocco in più per essere qualitativamente migliori. Però questa è una cosa che si fa con l'esperienza. All'inizio sicuramente non ne vale la pena, però dopo un po', quando avete 10.000 50.000 iscritti, un pensierino ce lo farei a, diciamo, a girare sulla qualità, invece che tenere la qualità di base, magari innalzarla un pochettino. Posso portarvi l'esempio mio di questo canale, che all'inizio, non so se avete notato i miei video passati, io puntavo tantissimo sull'aspetto, sull'editing, sugli argomenti detti bene, che il discorso sia fluente e tutto quanto. Mi sono comunque attenuta a pubblicare 2 video a settimana da gennaio fino ad adesso, però qualitativamente i miei video sono calati un pochettino, perché ho detto non vale la pena passare tutto quel tempo a fare editing della clip che si avvicina e si allontana, che si zooma, che cambia colore, modificare l'audio, tutte queste cose qua. Non vale la pena perché, Zanzara, perché non c'è nessuno che mi guarda adesso, siamo solo in 35, e anzi grazie a tutti gli iscritti fino adesso, però siamo in pochini, quindi il tempo che spendo io, visto che ho anche un altro canale, ho deciso di tagliare sulla qualità, ma di tenere la quantità, che sono i miei 2 video a settimana, e così mi velocizzo e riesco a portare molti più contenuti e molto più interessanti. Detto questo, ragazzi, se avete qualche domanda, io sono sempre disponibile sotto nei commenti. Se vi interessano video su come crescere su YouTube, se è nel posto giusto, iscriviti al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!